Senta Laura Castelli, io le chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Maggi in apertura, e cioè se pensa che non fare quella manifestazione per dire no al razzismo e all'intolleranza sia un'occasione persa. Io credo che sotto campagna elettorale succeda sempre un po' tutto il contrario di tutto. La verità è che bisogna rendersi conto che questo è diventato un tema che anche la politica strumentalizza e che le risposte devono essere le meno ideologiche possibili e le più risolutive. Il Movimento 5 Stelle parla di due temi forti: da una parte la velocizzazione delle pratiche delle richieste di asilo, che purtroppo per la lentezza che hanno avuto in questi anni hanno portato a bruttissimi scenari, tipo quelli che sono finite nelle procure. Ricordiamo grandi inchieste in cui grandi cooperative legate a molti partiti politici facevano soldi, diciamo, facevano soldi sugli immigrati e su quanto stavano dentro questi centri. Io credo che la cosa che bisogna fare più in fretta possibile è aumentare il personale che gestisce queste pratiche, permettere a queste persone di proseguire nel loro viaggio, perché molte di loro non vogliono restare in Italia. Dall'altra c'è il tema economico, che è assolutamente necessario. Io credo che la violenza nasca anche purtroppo da una situazione economica grave, come quella che passa l'Italia, con oltre 9 milioni di poveri, che vanno assistiti e non vanno assistiti con le misure attraverso le quali abbiamo visto lavorare questo governo. Il REI non funziona, il REI ritiene che per superare la soglia di povertà bastino 190 euro e non può essere questo. In più l'economia per quanto riguarda gli investimenti, perché questo è un paese che ha grandissime possibilità di creare lavoro con gli investimenti strutturali in alcuni settori ad alto moltiplicatore. Non si possono scollegare gli argomenti quando si parla di quello di cui stiamo parlando No, stamattina, economia infatti, da una come dicevo in parte. apertura, onorevole, partiamo da questo tema, cioè dalla manifestazione che doveva esserci e non ci sarà sabato, per arrivare anche ai temi economici, perché sono i due cardini sui quali vive oggi la politica, vive inevitabilmente la campagna elettorale. Senta però, siccome per chiarezza, come lo definisce quello che è successo sabato a Macerata? È un problema di ordine pubblico? È un'azione che mostra un rigurgito neofascista, razzista nel nostro paese? Io credo che sia un fatto molto grave e vada ovviamente assolutamente condannato e vada osservato con tutto il rigore che serve per evitare che fatti di questo genere non accadano più. Dopodiché ci va una riflessione della politica che continua a non fare, perché non si chiede qual è il motivo di questo scontro. Io sono stata vicepresidente della Commissione Periferie e Degrado e ho visto le periferie italiane dal nord al sud e ho visto delle volte anche la violenza, la ghettizzazione, tutto quello che viene portato da questa situazione, sotto tutti gli aspetti, che coinvolge tutti gli aspetti, tant'è che l'Europa stessa nell'agenda urbana mette tutti i punti che la Commissione ha affrontato. Credo che il salto in avanti sia quello di appunto affrontare questo tema a 360 gradi e condannare questi atti di violenza in modo totale. Allora, professoressa, due cose. La responsabilità non si cavalcano queste cose. Un appello al silenzio è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle davanti a, diciamo, quei due eventi, no? La morte della ragazza italiana, il ferimento di questi cittadini africani da parte di Traini. Poi però lo stesso Di Maio ha parlato di bomba sociale come immigrazione, lo stesso termine di Silvio Berlusconi. Le chiedo se lo condivide? O se, come dire, c'è qualcosa che non le torna, se questo, al di là dei numeri voglio dire, no? Perché poi i numeri dicono che chi arriva in Italia dal punto di vista per l'appunto delle cifre assolute possiamo tenerli, queste persone, cioè abbiamo la forza anche economica per sostenerli. Guardi, spesso ci vengono chieste posizioni sull'immigrazione. Il mio collega Luigi ha semplicemente risposto a chi gli chiedeva che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle, ed è quello di cui stiamo parlando questa mattina. Quindi, se volessimo
insomma, rispettare il silenzio, non ne avremmo parlato neanche stamattina, è normale che la politica se ne interessa perché il giornalismo ce lo chiede, Sì, un conto è, però. scusi onorevole, un conto è discuterne delle cause, delle soluzioni, un conto è cavalcarlo in modo bece, No, su questo noi non l'abbiamo, stiamo facendo scusi, la mi prima scusi, cosa noi qua. mi scusi, noi non l'abbiamo mai cavalcato in modo becero, No, abbiamo sempre infatti ho fatto affrontato una il tema in maniera distinzione, molto perfetto. Le educata. chiedo se condivide il termine bomba sociale, tanto per essere netti, senza girarci attorno. Lo condivido, certo, perché quello che c'è dietro è un tema molto più grosso che la politica non vuole affrontare. E io credo che quando Renzi si mette a dire che non bisogna strumentalizzare queste cose, debba stare zitto perché lui su moltissime delle tragedie che sono successe in questo paese durante il suo mandato non ha di certo limitato la sua strumentalizzazione. In più ricordo che l'Italia durante il suo governo in Europa non ha ottenuto molto rispetto al tema dell'immigrazione. Questo è un problema. Non è andato in Europa a spiegare che noi siamo il primo paese che viene incontrato dalle persone che vogliono provare a lasciare l'altro continente e non ha chiesto maggiori risorse rispetto alle difficoltà che questo paese ha. Questo non l'ha fatto, non l'ha ottenuto ed è un problema. Io non credo che lui possa parlare di questo tema. Dopodiché le altre forze politiche coalizzate, così come abbiamo visto in questo centrodestra su cui continuano a litigare su qualunque punto, non hanno un programma comune, io credo che lasci un po' il tempo che trova. Credo anche che il Movimento 5 Stelle, come l'ho detto prima, ha l'unica soluzione non ideologica e credibile, quella di velocizzare le pratiche di asilo e permettere alle persone che cercano fortuna in un altro continente di proseguire il loro viaggio. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. Riccardo Maggi, quando Castelli ha detto sì, lo condivido quel termine bomba sociale, ha allargato le braccia sconsolato. Mi spiega perché? Ma sì, perché definire l'immigrazione una bomba sociale significa contribuire a farla diventare sempre di più nella coscienza dei cittadini una bomba sociale. Può aiutare ad avere più consenso, di sicuro non aiuta a governare questo fenomeno e in generale a governare il paese. Ma Scusi, c'è un però le altro chiedo, no, aspetto. scusi, le Siete chiedo voi al contrario, un maggioranza, attimo mica. Castelli, le chiedo al contrario, dire invece che non è un problema, che possiamo accoglierli Bisogna tutti, dire che non è un amplifica problema al rispetto contrario? al quale ci sono delle soluzioni complesse delle quali chi governa si deve assumere la responsabilità. Punto. L'invasione, la percezione dell'invasione è direttamente proporzionale alla incapacità delle istituzioni, perché come numeri non c'è l'invasione. Se in una città come Roma, di 3 milioni e mezzo di abitanti, si va in crisi perché non si riescono ad accogliere 8.000 persone, c'è un problema di inefficienza delle istituzioni, Guardi, non c'è Roma un non è problema andata di in crisi per invasione. questo, Roma è Non c'è andata un in crisi problema per i di conti che gli ha invasione, lasciato questo bisogna l'amministrazione dirlo precedente. chiaramente. La bomba sociale si crea perché se le istituzioni non sono capaci a gestire i centri di accoglienza, li collocano in zone periferiche dove già c'è un disagio, dove non funzionano i mezzi di trasporto pubblico, dove non funziona l'illuminazione, dove c'è una Scusi, marginalità. Allora certo diventa una bomba sociale, ma se poi chi ha la responsabilità di governare ci viene a dire che è una bomba sociale per specularci da un punto di vista del consenso elettorale, Scusi, penso che sia scusi, non è il inaccettabile. Movimento Castelli, 5 altra Stelle questione, che ci dopo io arrivo guadagnava Maggi, con le faccio rispondere cooperative la Castelli, dentro prego. i centri di accoglienza. Non è il Movimento 5 Stelle, così come dicono le procure, che ha guadagnato sui centri di accoglienza No, prendendo semplicemente il Movimento 5 appalti. Stelle dove governa non è in grado di farli Sì, ma funzionare, non scusi, sto dicendo che ha guadagnato. mi scusi, il Movimento 5 Stelle è entrato nel Comune di Roma e ha fatto per la prima volta l'azione di legalità che non veniva fatta da più di 15 anni, fare dei bandi pubblici per i servizi. Quello che c'era No, prima era mafia si capitale, quindi informi lei non si meglio sui permetta centri di di dire accoglienza a che il Roma Movimento e su 5 Stelle come la non sa situazione non gestire sia mutata. l'emergenza. Per modificarlo il regolamento di Dublino bisogna andare a Bruxelles e trovare un'alleanza con altri paesi. Sulla base di cosa? Visto che la Francia è quella di Ventimiglia, la Germania è quella che metterà un duro sul fronte immigrazione al Ministero dell'Interno. Beh, sulla base del fatto che l'Italia all'Europa dà molti soldi, ne riceve indietro molti meno, e sulla base del fatto che, come si diceva prima, c'è una questione geografica che non è assolutamente sottovalutabile. Io vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle, quando parlò di taxi del mare, venne attaccato, salvo poi venir fuori la verità di questo tema. Allora c'è forse anche un tema di giustizia che all'Europa dovrebbe interessare, ci dovrebbe essere un interessamento di tutti i paesi europei rispetto al fatto che ci sono delle
situazioni di irregolarità per chi aiuta persone che alla fine cercano solo una vita migliore per arrivare qui in situazioni di irregolarità totale e non lo fanno, cioè l'irregolarità è di chi gliela permette. L'Europa secondo me è un'opportunità nel momento in cui capisce che i Paesi membri non sono solo delle mucche da mungere. E questo vale per tanti temi, soprattutto quelli economici. Credo che su tanti temi bisognerà parlare con gli altri paesi e su anche questi altri temi altri paesi non sono d'accordo. La gestione del debito, il bilancio condiviso, sono moltissimi i temi su cui sugli altri paesi ci sono dei conflitti, però penso che questo sia proprio il momento, cioè penso che l'Europa debba mettere intorno a un tavolo in maniera un po' più decisa su alcuni temi i propri paesi, perché la decisione su alcuni frangenti come immigrazione, ma come tanti altri, non può aspettar più. E i problemi sociali che un paese come l'Italia ha, non solo sull'immigrazione, poi sono in realtà un problema di tutti. Posto che Luigi Di Maio ha detto se noi dovessimo uscire da queste elezioni come primo partito faremmo un appello a tutti i gruppi parlamentari, posto che Berlusconi dice meglio votare delle langhe intese, lo stesso dice Matteo Renzi e che Schulz, che farà il ministro degli esteri del governo tedesco, la sera del voto ha detto mai in un governo con la Merkel. Ecco, visto che i numeri saranno quelli che saranno perché viviamo in un sistema elettorale proporzionale, ma l'idea di fare quattro cose tutti insieme, le regole di convivenza base, mettere tutela ai conti pubblici e rifare delle leggi che servono a questo Paese, ne dico una, ai noi, quella elettorale, c'è o non c'è? Allora, il nostro programma sarà messo, se saremo la prima forza politica, a disposizione del Parlamento e chi vorrà lo sosterrà. Chiederemo al Parlamento di sostenere un programma. È chiaro che questo programma è ampio, sono 20 punti. Io ieri parlavo con un funzionario pubblico che mi diceva, parlavamo della Germania, mi diceva uno dei punti che una forza politica ha richiesto, in particolare per entrare a far parte di questa coalizione, è dei dettagli specifici del programma dell'economia verde. Ecco, io penso, e sono molto d'accordo con la professoressa che dice, parlava dei partiti cartello, che si siano persi i programmi, si sono persi nel momento in cui si scrive una legge elettorale dando la possibilità dei partiti di mettersi insieme e non avere un programma comune, e quindi io credo che la prossima legislatura sarà una legislatura dove i programmi per forza, torto collo, torneranno al centro e bisognerà parlare solo di quello. Il Movimento 5 Stelle ha dei grandi punti da portare avanti. Per farli camminare, sa qual è la tragedia della politica? È che i numeri hanno la testa dura e bisogna farli tornare, e in Parlamento devono tornare a 50+1, cioè nella maggioranza, senza quella non si parte. Parlando con un contabile, questo lo so, dico però che questo è il meccanismo purtroppo che usa l'Italia, e allora se portiamo l'attenzione sui programmi credo che si possa fare, si possa assolutamente fare, quello di pensare di fare un periodo di governo portando avanti dei temi che servono. Questo paese si è dimenticato per troppo tempo dei temi e, ripeto, guardando la Germania, guardiamo a chi per fare quella, diciamo, coalizione, così l'hanno chiamata, ha usato dei temi. Il Movimento 5 Stelle ha detto questo, dopo il 4 marzo porrà i suoi temi al Parlamento. E senza un appoggio a quei 20 punti, meglio votare subito? Tornare a votare subito? Guardi, io in questi parlamenti non ho visto nessuno mai uscire dopo un mese dalle elezioni, perché chi arriva qua si attacca alla poltrona e non se ne vuole andare più, piuttosto si fanno le cose più pazze possibili, le ho viste fare, sono entrata in Parlamento 5 anni fa e dicevano che dopo 6 mesi si andava a casa, non è successo e si sono inventati delle cose che la mia immaginazione non poteva immaginare. Che la situazione di 5 anni fa era più... Dall'altra parte abbiamo due partiti azienda, quello di Berlusconi e il Movimento 5 Stelle e una serie di forze nazionaliste. Non si permetta. No, ma è così. Non è così, il Movimento 5 Stelle è il movimento dei cittadini, della partecipazione e della rete. Non si permetta di dire che è un partito azienda. È un movimento eterodiretto, diciamo, rispetto agli iscritti. Questo lo dice lei e sta mentendo, perché non è assolutamente vero. Le scelte strategiche vengono prese a quel livello. Noi facciamo le votazioni in rete per decidere cosa fare. Invece che abbiamo fatto noi in questa situazione così complessa, con una brutta legge elettorale che finirà per cristallizzare la tripartizione del Parlamento e quindi creare, come stiamo dicendo,
una situazione di difficile governabilità, è stata quella di mettere al centro un obiettivo più alto, che è quello, l'obiettivo di prospettiva, che secondo noi è prioritario rispetto a tutti gli altri, quello dell'Europa e del rilancio dell'integrazione europea. Nel farlo proviamo a condizionare la campagna elettorale e condizionare uno schieramento che è quello meno lontano da quelle ricette. Lei diceva, su alcune cose ci si può mettere d'accordo, su come tutelare i conti pubblici, ma difficile, perché il Movimento 5 Stelle non li vuole tutelare i conti pubblici. Ma che cosa dice? L'onorevole Castelli, non so se ha deciso cosa votare al referendum sull'euro, che faccia, volevano faccia, e forse vogliono faccia, ancora proporre. Torni indietro, questo è un e si punto guardi dirimente, tutta la dichiarazione invece di strumentalizzare come fa il suo partito. Non per l'austerity dell'Unione Europea, per i mutui e per le pensioni dei cittadini italiani, certo, per l'economia e per le esportazioni di questo paese. Qui è la gravità di la quello gravità che noi stiamo vostra, andiamo a che votare. Sostenete un partito fallito, questa allora, è la gravità. Il Movimento 5 Stelle ha dei punti chiari su tutti i temi di cui lei ha parlato, sulle pensioni, su come mettere a posto i conti pubblici, su come utilizzare le risorse che oggi vengono sprecate. Ci sono 16 miliardi e 6 di sussidi dannosi all'ambiente. Pubblico, il deficit non è il male del mondo, il deficit è un Castelli, modo per fare investimenti e rilanciare l'economia. Questo è il deficit. Scusi, Castelli, visto che tra qualche istante... Scusate, da qualche istante andiamo a Parigi, perché chi ha, come dire, tirato un sospiro di sollievo per la nascita del governo tedesco che arriverà a breve è ovviamente Emmanuel Macron, e saluto intanto in Manzabada, alla quale vado tra un secondo. Però, sa Castelli, tra le primissime cose che la nuova legislatura si troverà a leggere sarà la lettera che arriva da Bruxelles, che ci chiede, certo, una correzione dei nostri conti pubblici, che, diciamo almeno 3 miliardi doveva, e mezzo. Che doveva arrivare molto prima, perché i conti stati scassati da chi ha chiesto flessibilità per fare riforme che hanno come unico pilastro il consumo, e quella non è una possibilità intelligente di portare avanti un paese e farlo sviluppare. Questa lettera doveva arrivare molto prima, ma è stato dichiarato nero su bianco che non arrivava perché l'Europa voleva proteggere in qualche modo il partito di governo. Questo è successo nella storia economica di questo paese negli scorsi mesi. Prendo per buona questa sua sottolineatura, aggiungo però che non potete rispondere, è arrivata tardi la lettera, se dovesse essere posta di governo. Io non vedo l'ora di poter prendere la responsabilità di questo paese con il Movimento 5 Stelle e con chi vorrà appoggiare il nostro programma. Credo che le nostre ricette, nonostante siano attaccate ovunque, siano ricette fattibili, perché noi dentro il bilancio dello Stato ci abbiamo messo la testa davvero. Noi siamo quelli che chiedevamo le commissioni d'inchiesta sulle banche 5 anni fa, noi siamo quelli che chiedevamo i contratti sui derivati che non ci sono mai stati dati perché il Ministero se li secretava. Noi siamo quelli che in questi anni hanno messo in luce i grandi sprechi. Cottarelli sì, è stato cacciato. Perfetto, dopodiché, oltre a Cottarelli, ce ne sono molte altre di sacche dove i soldi si sprecano e non vengono utilizzati nel modo migliore. Ribadisco, sì, esiste al Ministero dell'Ambiente il catalogo dei sussidi dannosi. Questo paese spende 16,6 miliardi per dare sussidi ambientalmente dannosi, e c'è una forza politica come quella di governo che se ne frega e parla di Europa. Scusi, quando l'Europa, Castelli, parla di emissioni di CO2. L'ho fatta e finire, però quando arriva questa lettera lei dice noi non li correggiamo i conti pubblici per 3 miliardi e mezzo? Questa noi è la faremo risposta. Quello che spetta fare a un paese che governa e che deve mettere a posto i problemi che si trova, come abbiamo fatto in tutti i comuni in cui amministriamo. Io sono di Torino, le posso raccontare cosa abbiamo fatto per rimettere a posto i conti pubblici lasciati dalla giunta del Partito Democratico e da Fassino, che oggi si è dovuto addirittura candidare in un'altra regione. Messi revisori dei conti, no, scusate, però non mettiamo insieme dei conti tutte le questioni a amministrative. I revisori dei conti se ne sono andati via perché non condividevano quello che è stato il nostro modo di portare avanti una ristrutturazione di un disastro. Non lo devono certificare, onorevole Castelli, non lo devono condividere. Da un po' di tempo a questa parte avete preso a citare Cottarelli, Di Maio in particolare. L'abbiamo sempre parlato di Cottarelli, io lo incontrai 5 anni fa. Dove governate a Roma?
ma ignorate completamente quello che dice Cottarelli nella sua spending review su ATAC. State facendo esattamente l'opposto sulla più grande municipalizzata d'Italia, l'opposto del taglio agli sprechi. Guardi, diciamolo a Roma non abbiamo aumentato il debito pubblico di solo un euro e abbiamo tagliato le spese del comune. Siete come Berlusconi, un giorno dice una cosa, il giorno dopo l'opposto, il terzo giorno una via di mezzo. È una tecnica di marketing, ma bisogna svelarla. Vi fermo un secondo, scusate, vi fermo un attimo, perché, come dire, dobbiamo vivere su due piani. Bellissima Roma, bellissima Torino, cerchiamo di andare oltre. No, ma perché si dice noi dove governiamo, noi dove governiamo, e allora uno dice cosa accade dove governiamo. Ma allora dica che a Roma non abbiamo aumentato il debito di Roma, una delle città più indebitate d'Italia, e che non abbiamo aumentato la spesa di Roma, e che stiamo facendo dei piani di riordino delle partecipate che erano diventate un colabrodo, così come a Torino, così come a Livorno, così come a Civitavecchia erano il poltronificio del partito che amministrava. Questa è la verità. Il Movimento 5 Stelle entra in un'istituzione, rimette in ordine ciò che trova, e lo faremo anche dopo il 4 marzo se gli italiani ce ne daranno la possibilità, con la lettera di Bruxelles, con tutto quello che servirà a fare. Altrimenti non è che sono tutti rintronati, ha usato un altro termine di Battista. No, Castelli, perché altrimenti gli italiani sono tutti rintronati, anche se Di Battista ha usato un altro termine. Era un modo per dire che ci auguriamo tutti che gli italiani, oltre ad alcune strumentalizzazioni a cui stiamo assistendo continuamente, io ricordo che il Movimento 5 Stelle viene attaccato ogni secondo e personalmente penso che certi attacchi siano davvero gratuiti, siamo convinti che gli italiani appunto vedranno oltre e guarderanno i nostri principi, che sono quelli che abbiamo portato avanti per 5 anni. Io ho passato 5 anni in Parlamento e l'ho fatto facendo il meglio di quello che potevo fare. Io credo che questo gli italiani lo vedono e se ne renderanno conto, che il nostro programma è l'unico fattibile, peraltro è l'unico che ha delle quantificazioni e delle coperture economiche, l'unico che ha un senso di essere. Io il programma del Partito Democratico, quello che ho visto 5 anni fa, l'ho visto rispettare. Castelli, andiamo un po' oltre, perché se mi dice che il suo programma... Io vorrei chiedere cosa vuol dire, e ne approfitto perché lo sento sempre dire, cosa vuol dire andiamo in Parlamento e vediamo chi ci sta. Giocate con le modalità trasformistiche, perché è solo con il trasformismo che si può riuscire a fare una cosa del genere. Onorevole. Guardi, il Movimento 5 Stelle non pensa proprio di giocare con niente, ha dei punti molto chiari e seri. E quello che succede quando si entra in Parlamento è esattamente questo: dopo che le Camere scelgono i propri presidenti, viene dato chiaramente un mandato dal Presidente della Repubblica, si prova a fare un governo e quella che è la forza identificata dal Presidente della Repubblica si presenta in Parlamento, racconta il suo programma di governo e le sue linee di governo, dopodiché si passa la fiducia. Questa è la modalità tecnica che... C'è un passaggio in più però, che il Presidente della Repubblica manda in Parlamento se ci sono una concreta possibilità che passa un governo. Non so se ricorda... dei rappresentanti dei gruppi, ma infatti... No, all'inizio di questa legislatura, come sa bene, non venne mandato in Parlamento per Luigi Bersani, con i numeri in una delle Camere. Figurarsi senza i numeri. Ma le consultazioni sono quelle, io mi auguro, che faranno valutare il fatto che le altre forze politiche tengano o no alcuni temi del programma del Movimento 5 Stelle. Cioè io vorrei trovare... Per capire, cioè, quindi voi vi aspettate il sostegno di singoli parlamentari che trovate in Parlamento? Cioè questo vorrei capire tecnicamente, come, oppure dei gruppi, ma allora se sono i gruppi sono i partiti, quindi volete fare le coalizioni come si fa normalmente, no? Cioè questo che vorrei capire. Scusi, lei quando questo Parlamento ha rieletto per la seconda volta Napolitano si è chiesto quali erano le regole che sono state... l'elezione del Presidente della Repubblica... Cioè, il nascere del governo è un'altra cosa, siamo d'accordo su questo, sì, ne avete votati due, è un'altra cosa in questo concretamente, Parlamento. Concretamente faremo questo. Magari lo devo spiegare ai miei studenti, così capisco come intendete fare. Spieghi ai suoi studenti che secondo le regole che sono scritte si può, dopo le consultazioni, andare in Parlamento, se queste consultazioni saranno positive, e chiedere la fiducia. La fiducia, come dice lei, è singola. Singoli parlamentari, era per... Okay. La fiducia è singola e dunque ogni singolo parlamentare deciderà che cosa vuole. Era questo che volevo capire. Questo comunque si chiama trasformismo. No, non è trasformismo, è stare nelle regole. Quindi la prego di non raccontare trasformismo ai suoi studenti. No, il trasformismo è un fenomeno che vecchio... Non sono più per il vincolo di mandato ora.
prima erano le briciole di mandato, ma non è vero, scusi. Vale solo per i vostri parlamentari. Scusi, noi abbiamo detto questo. Andremo in Parlamento e chi vorrà sosterrà il nostro programma. Punto. Il programma del Movimento 5 Stelle è chiaro e le assicuro che molti punti... Scusi, Castelli, facciamo questa cosa perché la suggestione che sottolinea Maggi è interessante. Perché voi siete per il vincolo di mandato. Cioè sì, viene abbiamo fatto degli emendamenti perfetto, anche. Chiarissimo. E quindi una modifica della Costituzione. Se uno viene eletto con un mandato di un partito non può appoggiare un altro partito. Vado proprio... o non può cambiare... giusto? Sì. Non è che una persona va in un gruppo misto perché vota in difformità al gruppo, No, deve scegliere di andare nel gruppo misto. Il Movimento 5 Stelle dice, a parte che io credo che stiamo divagando decisamente troppo e confondiamo le persone che ci ascoltano, dopodiché un conto è il vincolo di mandato. Sono tranquillissime le persone che ci ascoltano. Scusi, per cui se non sei più d'accordo col tuo partito te ne vai a casa, ok? Dopodiché, io ripeto, non credo che ci saranno problemi per le singole persone del Parlamento, forze politiche, quello che vorranno, a sostenere un programma credibile come quello del Movimento 5 Stelle. Vogliamo fare le pulci ai cervelli di quelli che entreranno in Parlamento? No, fateli per carità. A loro. No. Professoressa, non sarà d'accordo la Castelli, è lo scouting di Bersani, d'inizio legislatura. Sì, no, quello ma che infatti non è si... cercare, per questo io quando uso il termine trasformismo lo uso in senso tecnico, cioè il fatto che appunto non sono gruppi parlamentari che fanno accordi, ma si cercano persone, singoli parlamentari, quindi il voto questo dei singoli parlamentari. Questo lo sta dicendo lei, non l'ho detto io. Io ho detto che andremo in Parlamento e racconteremo qual è il nostro programma di governo. Vi aspettate che singoli parlamentari provenienti da diversi gruppi confluiscano sul vostro programma e sostengano il vostro governo. Io veramente mi aspetto che tutte le forze politiche sostengano temi come il reddito di cittadinanza. Scusi però Castelli, come tutti no, se no non ci sarebbero più partiti, no, saremmo d'accordo su questo. Se tutti sostengono lo stesso programma siamo in un altro regime, cioè viviamo in un'altra stagione. Io voglio vedere chi dirà di no al reddito di cittadinanza, chi dirà di no agli investimenti sulle bonifiche, chi dirà di no... Ne presento uno, Riccardo Maggi, perché dice di no al reddito di cittadinanza? Ma perché noi abbiamo una proposta di reddito di inserimento che è migliore di quella del Movimento 5 Stelle, che non porta a saltare le finanze pubbliche e aiuta comunque non i cittadini, le finanze pubbliche. Soprattutto i più giovani che oggi sono nel nostro paese, quelli tra i 18 e i 40 anni e non i pensionati che soffrono di più un disagio sociale e lo scivolamento verso la povertà assoluta nelle fasi in cui stanno cercando lavoro ad arrivare sopra la soglia di povertà. E quindi sosterremo evidentemente la nostra proposta, che è già una proposta di legge. Magari ci aspettiamo noi che i parlamentari del Movimento 5 Stelle la peccato che prenderete una percentuale talmente bassa che probabilmente però, non potrete fare questo un governo. Però, questo lo vedremo perché ancora diciamo c'è la possibilità dei cittadini italiani di andare a votare e di essere ed convinti e non votano attraverso un blog che fa capo a un'azienda privata. Noi qui ci dobbiamo fermare.